E buongiorno da Movimentalmente, è l'ultimo giorno di settembre, quindi vi do due info per il mese di ottobre. Stiamo potenziando gli orari per chi viene a Movimentalmente e ovviamente riparte la cascina. Parliamo innanzitutto di cascina già da domani. Domani c'è 9:30 la classica ora principianti. In cascina Roccafranca e 11 corso avanzato. Riprendiamo gli orari totali, quindi parlando solo di bioenergetica, ci sarà lunedì prossimo 18 e 19 e già questo sabato, anche se probabilmente non ci sarò io perché sono col Monaco, 10 e 11 ci sarà, credo, una mia o un mio istituto, un mio non lo vedo ancora, ma una mia sicuramente. Mentre i corsi in Movimentalmente già da domani hanno più di un orario in più. Per quanto riguarda il mattino, si può venire sia il martedì che il giovedì. Quindi praticamente l'orario delle 10 sarà tutta la settimana. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Questo orario sarà ovviamente orario per chi sta iniziando, quindi partiremo dai 18 e andare su. Rimangono il lunedì, mercoledì, venerdì avanzato, che ci sono io, corso avanzato, mentre anche nel pomeriggio ci sarà il lunedì e il mercoledì alle 16 di bioenergetica. Lo chiameremo magari ginnastica per farla conoscere un po' da tutti, ginnastica dolce orientale, ma tant'è che lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, solo fino a giovedì, alle 16 ci sono le ragazze con cui potete fare bioenergetica. Quindi veramente un'apertura molto importante quest'anno, tutto in corso Traiano, che ovviamente abbiamo più spazi e possiamo giocarcela un po' meglio. Quindi vi aspettiamo e tutto questo parte già da domani. Quindi partirà cascina, partirà anche corso Traiano. Vi ricordo che oggi scade il chi porta un amico. Quindi in maniera del tutto confidenziale, molti portano il parente, il genitore, l'amico stretto, si dividono la quota e fanno un all inclusive in due, quindi con l'ingresso di una volta uno si fa l'ingresso all inclusive. È una cosa molto simpatica, ma si chiude oggi, quindi se avete qualche persona è l'ultimo giorno che potete farla entrare con questo piccolo bonus, ma tanto piccolo. Se fa all inclusive, sono 230 euro, quindi è una cosa molto interessante anche dal punto di vista economico. Per cui, detto tutto ciò, direi che potremo partire. Eventualmente, se qualcuno ha delle domande poi su questi discorsi, cioè dell'inizio, dello start di domani, di ottobre, lo facciamo alla fine. Intanto partiamo con, vediamo un po', 12 gocce di rugiada e andiamo alla spiegazione dei primi esercizi. Dei 18 colori dell'arcobaleno. Partiamo. Provate per tutti i 12 a respirare a tre tempi, 1, 2, 3, inspiro. Per tutti i 12, sono di meno, proviamo insieme.
Molto bene. Allora, siete riuscite più o meno a tenere la respirazione a 3? Fate anche sì con la mano, no, no, un più o meno, un più o meno. Ok, ok. Bene, no, io volevo soffermarmi su questo fattore che Pilates lo definì uno dei 6 pilastri del metodo Pilates. Cioè, dovete sapere che ci sono dei fattori che sbloccano cose più profonde che noi subito non concepiamo, non afferriamo proprio, perché non è il semplice movimento, ma va più in profondità e cura l'aspetto energetico. Allora, di questo ogni tanto ne parliamo, ogni tanto no, qualcuno non lo capisce e qualcuno invece lo vuole capire e approfondire. L'aspetto energetico non è nient'altro che il nostro fluire del corpo, che ha, immaginate un fiume, ha un po' d'acqua quasi in secca, quando è normale diciamo che ne ha un po' di più e poi può essere molto abbondante. E quella è la nostra vitalità. Se quel fiume è in secca, noi non abbiamo tanta energia. Ecco perché si definisce l'aspetto energetico, semplicemente perché il fluire buono del nostro corpo ci dà più vitalità e più funzionalità, ovviamente. Cosa dobbiamo fare per curare questo aspetto energetico? Innanzitutto avere il controllo del nostro corpo. Voi non ve ne rendete conto, ma quando state in momento, direi, di pausa, c'è qualcuno di voi che non riesce neanche a stare fermo. Il controllo del corpo è: il corpo fa quello che dici tu. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, quando ti dico di respirare in un certo modo, anche lì c'è il controllo del tuo respiro. Il respiro si deposita proprio sopra il tuo aspetto emotivo, quindi se sei agitato o agitata, il tuo respiro si fa più corto perché non ha più spazio e il tuo movimento si fa più ampio possibile. Torniamo al controllo del corpo, ma qua c'è un po' di sforzo perché dobbiamo abbattere quelle dighe che fanno sì che il nostro fiume è con poca acqua. Quindi cominciamo a valutare questi 3 fattori. Il respiro è uno di questi che butta giù delle dighe e che aumenta il nostro aspetto energetico. Se voi siete spesso stanchi, se avete delle difficoltà a lavorare per più di tanto tempo, essere concentrati, probabilmente questo aspetto energetico va migliorato. E non c'è vecchiaia, non c'è, io vedo persone di 80 anni che devo dire che fanno anche più di me. Quindi non è una questione di età, è una questione di cosa fai fare regolarmente al tuo corpo, e quindi questo rientra nel fattore disciplina, devi disciplinarlo un pochettino. Quindi quando vi dico di lavorare sul respiro, è un fattore molto importante, uno di quei 3 che vi ho detto. Adesso proviamo a controllarlo insieme. Semplicemente inspiro, espiro, schiaccia anche con le mani più che puoi. Ne facciamo 5. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, schiaccia, schiaccia, deve fare un po' male. L'ultimo, inspiro, espiro. Ok. Allora, cosa abbiamo ottenuto? Con l'aiuto della mano sul espirare, fare uscire l'aria, abbiamo visto che normalmente l'aria, sì, facciamo, poi
ma ci sarebbe ancora almeno la metà. Quindi dovete abituarvi con la respirazione 3, si percepisce di più, a 1, 2, 3, ma soprattutto schiaccia tutto, schiaccia qua e schiaccia anche il pavimento pelvico. Implode in fase in, chiudi tutto, ok? Proviamo senza mani a lavorare solo sul respiratore, ne facciamo 5, 5. Se andate in iperventilazione che gira un po' la testa, non vi preoccupate, è tutto normale, è che non siete abituati, ok? Rilassiamoci. Inspiro 1. Espiro. 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 Molto bene. Com'è andata voi in diretta? Bene. Ecco, se non c'è l'esercizio, riusciamo a gestirlo di più, giusto? Quindi la mia mente riesce a farlo, anche se già ho un esercizio complesso, non credetemi, non sono capace di farlo. Quindi se mi avete detto che siete riusciti, è già un primo passo. L'aspetto poi continuativo, successivo, è applicarlo. Ci sei? Cioè nell'esercizio applicare questa respirazione che dall'interno ti separa i muscoli, dall'interno fa fluire più l'energia e dall'interno lo puoi fare con la respirazione. Ecco perché insisto tanto sull'aspetto inspiro soprattutto e espiro dovete lavorare con gli addominali. Schiaccia per far uscire tutto. Senza di questo non si attiva la parte energetica. Per cui molte persone qui mi stanno dicendo che stanno meglio, fanno cose. Tina mi ha detto che ha camminato un'ora, che non era, aveva male ai piedi, è venuta qua, zoppicava, adesso ha camminato un'ora. Ecco, queste meraviglie devono essere attuate con, come dire, questi dettagli applicati. Quindi sono dettagli importanti, non dobbiamo farli così in maniera approssimativa. Quindi facciamo adesso con un esercizio che è il più facile per quanto riguarda questa respirazione, facciamo 6 volte la barca sul lago e qui lavorate al massimo sulla inspirazione a 3, cercate proprio di staccare, scollare i muscoli dall'interno, soprattutto con questa apertura meravigliosa, e schiacciare tutto quando siete qui in fase di in, ok? Partiamo.
Molto bene, scendiamo un attimino. Ok, e dovreste già sentire in questo esercizio, solo 6 ripetizioni, però con una respirazione completa, l'aspetto energetico che cambia, e cambia sia qui che qui. La mente si quieta, il corpo si risveglia. Bene, adesso saluto chi è in differita e vado con le domande per chi è online. Ciao a tutti, ciao da Max.